Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Nio. Riprendiamo da questo punto dove ci siamo fermati l'ultima volta. In questo video vorrei andare avanti con le missioni del dojo che abbiamo sbloccato: la via del guerriero, ninja e Onmyo adepto. E controlliamo giusto un attimo l'equipaggiamento. Ho lasciato tutto invariato a parte l'arma. Volevo provare di nuovo la lancia, e questa qui che sto utilizzando è un livello 20, è un po' basso. Volevo farle l'affinità d'anima dal fabbro. Eccole qua. Allora, la lancia dell'ufficiale, perché mi piace il bonus spezzaguardia che ci dà, e anche spezzaguardia con l'impugnatura bassa, è una cosa che mi piace molto. Quindi proviamo a fare l'affinità su quest'arma e penso che sacrificherò un'altra lancia, questa qui livello 38. Costa un po' però fare l'affinità d'anima. Non so, magari lascio stare perché devo cercare di non sprecare troppo oro, effettivamente, perché c'è anche un trofeo che si sbloccherà più avanti accumulando dell'oro, quindi facendo troppo spesso questa affinità d'anima rischio soltanto di sprecare tutto l'oro. Quindi facciamo che utilizzo questa, anche se non ha i bonus che mi piacciono, però ha un moltiplicatore d'attacco un pochino più alto. Quindi proviamo. No, anzi, diamo un'occhiata alle abilità perché non mi ricordo quelle che ho sbloccato per la lancia. No, questa. Avevo sbloccato. No. Anche questa non è male. Questa specie di parry con la lancia. Ah, questa volevo sbloccare, che mi intriga. Con impugnatura bassa. E poi abbiamo anche sbloccato il calcio, quindi per il momento va bene così. Proviamo quindi le nuove missioni al dojo, prima la via del guerriero con Marume Nagayoshi che ci spiega che cosa ci aspetta. Sembra proprio che tu abbia imparato un paio di cose su come maneggiare un'arma. Questa volta ti affronterò io, non pensare che mi arrenderò facilmente come i miei allievi. Avanti, fatti sotto. Allora, siamo solo noi due, quindi io contro di lui. Possiamo equipaggiare altro? No. Dobbiamo vedercela così. Provo quindi la lancia, vediamo, non mi attacca subito. Ecco, questa è quella mossa lì. Poi avevo sbloccato anche il calcio con impugnatura bassa, anche media. Va bene. Proviamo, vediamo un po' di che pasta è fatto. Wow, è bello tosto. Il calcio è molto utile. Ah! Ecco, mi sono scoperto con quell'attacco e mi ha punito immediatamente. Quindi è un avversario da non sottovalutare.
Proviamo anche l'impugnatura media, vediamo come va. Vai. Il calcio non gli fa tantissimo, ma è molto utile. Molto utile. Wow. Bene. Non gli faccio tanto danno, però mi sembra una buona tattica. Ouch. Meglio non rischiare adesso. Ah, ok. Riprendi fiato. Ah, c'è un bel po' di materiale raro qua, eh. La camma dello stratega, geniale. Questo è normale. Il suican del mago. Un arco. Beh, è servito allenarsi contro di lui. Dai, è tutto a posto. Ehi là. Beh, è simpatico. Sì, probabilmente con la katana avrei avuto un po' meno difficoltà, diciamo. Però volevo provare l'alabarda, la lancia, e migliorare ulteriormente anche l'affinità con quest'arma. Ah ah, ce l'hai fatta davvero. Mi hai messo in ginocchio. Ti ammetterò tra gli adepti della scuola Taisha. Non finisce qui però, lo sai, vero? Tu hai la forza, io posso insegnarti la tecnica per gestirla. Non è questo il momento di riposare. Allenati sempre più duramente, tutti i giorni. La prossima volta che ci incontreremo, combatteremo sul serio. Non vedo l'ora. Ah ah ah. E abbiamo sbloccato questo nuovo gesto. Penso sia quello che ha fatto lui prima. La camma dello stratega geniale e abbigliamento dello stratega geniale. E diamo un'occhiata anche all'arco, perché ci ha lasciato uno di questi. Ci sono anche dei fucili migliori, credo di averli trovati nei scorsi video. Comunque, per il momento lascio tutto così, vediamo come va la nostra padronanza. Infatti con la lancia e la doppia katana sono ancora un po' indietro, devo recuperare, continuo ancora con la lancia. Proviamo la via del ninja adepto con Atto Rianzo, che ci spiega un po'. Credo che i tempi siano maturi per mostrarti la prossima tecnica. Ti ho portato un abile compagno di addestramento, me stesso. Un ninja si muove rapidamente, applica la legge del occhio per occhio, usa ciò che hai imparato per leggere i movimenti del tuo avversario e sconfiggerlo sonoramente. E ci proviamo. Allora, abbiamo un nuovo set di oggetti, se non mi attacca controllo un attimo. Brodo di galla, per un attimo ho pensato a brodo di gallina, un veleno composto principalmente di aconito, spesso usato dai cacciatori. Se applicato su un'arma, le conferisce effetti velenosi. Bene, un buff velenoso. Poi lo shuriken avvelenato, questo l'abbiamo già visto. Makibishi, anche questo da lanciare a terra per rallentare il nemico.
Quindi il nostro avversario è direttamente Hanzo. Proviamo ad utilizzare prima il buff per l'arma. Ok, via Makibishi. Makibishi. Vieni, vieni. Attenzione. No. Ops. Ouch. Ha aumentato la sua velocità però, eh. Ouch. È bello veloce. Attenzione, mi ha rallentato. Ah! Scappiamo! Avveleniamo anche noi l'arma. Speriamo che passi in fretta questo effetto. Via all'aperto. Ah! Vieni, vieni. Stelletta. Ouch. E le uso anch'io queste, però. Stelletta. Stelletta, no, stelletta. Ma che bisci? Vabbè, siamo nell'angolo, via. Ouch. Avveleno l'arma di nuovo. Disgraziato. Ti lancio anch'io la stelletta. Ah. No.
Ah, con la stelletta l'ho finito, meno male. Beh, un bello scontro, bello veloce. Ops. Erano i suoi Makibishi. Abbiamo trovato una Kusarigama, questo altro abbigliamento e una lancia che sembra migliore, grazie. Siamo ancora sotto l'effetto del rallentamento qua. Non c'è tempo di girarsi i pollici, va bene. Andiamo avanti. Ben fatto. Fai buon uso delle arti ninja, ma la strada per arrivare a una vera maestria è ancora lunga. Continua ad allenarti e impara tutto ciò che riesci. Quando sarai pronto, preparerò la tua prova successiva. E ci ha dato una nuova gesture, posa ninja, queste Kaiaku Dama e una cassetta Shinobi. Ok. Diamo un'occhiata velocemente anche all'attrezzatura. Ci ha lasciato, se non sbaglio, una lancia migliore. No, mi sono sbagliato, ho visto qualcos'altro. E allora proseguiamo. Manca ancora la via dell'Onmyo Adepto. Ah, ok, meno male che abbiamo i requisiti anche qua. Questo flusso di chi intorno a te. Il tuo potere sembra più intenso di prima. Se però ne vuoi ancora di più, dammi una precisa dimostrazione delle tue conoscenze attuali e vedremo se sono sufficienti per insegnarti una nuova tecnica. Allora, vediamo, anche qui abbiamo degli oggetti ben precisi da utilizzare, l'elisir. Proiettile d'acqua, durante l'altro addestramento abbiamo usato il proiettile di fuoco, quindi questo invece è elemento acqua. Talismano d'acqua e talismano del bradipo. Riduce significativamente la velocità di movimento del nemico. E questo è il talismano che mi avete consigliato di sbloccare. Eccolo qua. È proprio questo. Quindi finalmente si sblocca con questa missione. Infatti lì dice si sblocca con la missione la via dell'Onmyo Adepto. Perfetto. Allora grazie, me l'avete consigliato diversi video fa. Adesso cercherò di sbloccarlo. Allora, vediamo, rimango sempre con la lancia. Proviamo a buffare l'arma prima. Ehi! Ma guardate che disgraziato. Qui proiettile d'acqua. Wow. Vai, attaccami. Proviamo ancora con un bel proiettile d'acqua. Prendiamoci. Ancora. Oh, proiettile d'acqua. Ouch. Mamma mia.
Perfetto, wow. Mi ha abbaffato l'arma, proviamo a distruggere questo disgraziato. Mi ha fatto un sacco di danni. E ho finito già le cure. Eccolo. E contro questo allora proviamo il talismano. Ah, che bello, abbiamo tutto il tempo di buffare. Bellissimo. È proprio, cioè, micidiale l'effetto di quel talismano, è proprio cambia totalmente il modo di affrontare un nemico. Mi ricordo che comunque questi monaci qua erano belli veloci e potenti, quindi è un grosso aiuto. Oh, saluto anche Fuku. Grazie, maestro. Meraviglioso, Serangin. Le tecniche degli Onmyo agiscono sulla moltitudine delle cose del nostro mondo con poteri prodigiosi. Sono però dedicate a mantenere l'equilibrio tra luce e ombra. Non deve sfiorarti la tentazione di usarle a fini malvagi. Quando i tempi saranno maturi, ci incontreremo di nuovo. E anche qui un nuovo gesto, purificazione, più delle frecce e una ciocca di maestro mago. Comunque mi ha dato un po' più problemi, penso, quell'altro nemico lì. Penso nuovo, non l'abbiamo mai incontrato prima. Quello yokai salterino. Beh, visto che abbiamo concluso con le missioni del dojo, vediamo un po' i titoli che abbiamo sbloccato. Maestro del Ki. Utilizzatore di fuoco, manipolatore di fuoco, li abbiamo sbloccati penso nell'altra missione perché ho usato parecchie volte il fuoco. Anche il fulmine. No, vediamo anche la galleria yokai perché si è aggiornata, vediamo un po' se c'è quel mostro che abbiamo visto prima. Ah, eccolo qua, è un ombrello. Non è da sottovalutare, mi ha fatto un sacco di danni. Uno yokai dalle sembianze di un ombrello. Ha un solo grosso occhio al centro e una sola gamba al posto del manico. Conosciuto anche come Karakasa Kozo, vecchio ombrello, e Ipponashi, una gamba. Appare dal nulla e spaventa la gente nelle notti piovose. Wow, bello particolare. Non ci sono delle varianti. Forse gli altri mostri li abbiamo già visti, quindi non ci dovrebbero essere degli aggiornamenti. Sembra di no. Ok. Anche tra i personaggi, forse abbiamo sbloccato una scheda in più. Ah, ecco, su Marume Nagayoshi. La scuola Taisha è una tecnica pratica che non punta su moduli fissi. Comprende non solo armi come spade, lance e asce, ma anche l'equitazione, la furtività e alcune tecniche di lotta libera proprie di altri paesi. Conosciuto come lo stile migliore sulla terra, ha raccolto un vasto seguito nell'area intorno a Kyushu, tra cui Tachibana Muneshige. Perfetto. Diamo un'occhiata all'equipaggiamento, vediamo se posso fare qualcosa dal fabbro.
Per il momento cerco di non fare più molte affinità d'anima se troppo costose, perché vorrei, diciamo, cercare di conservare più oro possibile per cercare di sbloccare anche il trofeo di cui vi ho parlato prima. Abbiamo trovato diverse armi, armature nuove per, diciamo, andare un pochino più sul sicuro. Vorrei scomporre quelle comuni per il momento, lascio ancora queste qui speciali da parte, lo faccio per tutti gli oggetti, solo quelli comuni. Così almeno da quest'unico menu facciamo un'unica pulizia. Non ne ho tantissimi e adesso gli oggetti cominciano a essere parecchi, però per il momento va ancora bene, dovrei riuscire a fare ancora qualche missione. E poi farò, penso, una super pulizia più avanti. Tome, non ho altri punti. Potrei anche vendere a lei, effettivamente. Stavo pensando che potrebbe essere un buon modo anche per guadagnare qualche amrita in più. Vediamo se possiamo livellare. No, servono 35.000 punti. E per il momento lascerei stare. Allora, anzi, no, prima di salutarci, però, mi è venuto in mente, possiamo sbloccare il talismano del Bradipo. Assolutamente, perché poi sarà senz'altro molto utile. Eccolo qua. Sì, sblocchiamolo assolutamente. Perfetto, e lo vado già a preparare perché penso sia davvero fondamentale. Eccolo qua del Bradipo. Per il momento sacrifico questi talismani qua. Ah, non posso ancora sbloccarlo perché ha un costo di 5. Per il momento tolgo magari questo qui, sigilla vita. Mi è stato molto utile contro Muneshige. No, togliamolo. Ah no, devo per forza. Facciamo così. Perché non ho abbastanza punti. Allora utilizzo questo di debolezza, il Bradipo. Ah, posso ottenere anche questo sigilla vita, perfetto. Va bene, così. Jutsu va bene. Ho lasciato un po' da parte le abilità del ninja, effettivamente. Potrei sbloccare qualcosina. Lo Shuriken, Makibishi, forse non li ho proprio sbloccati. Allora, per il momento sblocco questo brodo di galla che abbiamo usato anche durante l'addestramento. Lo shuriken avvelenato potrebbe tornare utile per avvelenare i nemici da lontano. Corsa della tigre ti permette di preparare pergamena, potrà aumentare la velocità massima di corsa e scatto. Non lo so, magari potrebbe tornare utile contro qualche boss particolare o in qualche situazione, però. Ma per il momento lascio così, poi vedrò bene, vedrò un po' meglio che cosa migliorare. Allora io salvo qui, mi fermo con questo video e con il prossimo penso che andremo avanti con una missione secondaria. Abbiamo sbloccato l'erede del Nioh. Livello di missione 43, sblocca anche un nuovo spirito guardiano, Zero Kodama da trovare. Qui il ponte di ossa ci dà un gesto, è un test antico però. Questo è un livello 38 e questo 43, allora probabilmente penso che faremo prima questa.
Io come sempre vi ringrazio, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!